siamo parecchi oggi qui a confrontarci, ho visto molti colleghi, molti professionisti, e devo fare una premessa. Io non porto un intervento teorico, a me interessa proprio nell'ottica dialogica, in realtà, affrontare così con voi alcuni spunti che arrivano, diciamo così, da una pratica, almeno per quanto mi riguarda, quasi quarantennale, di lavoro in relazione di aiuto alla persona. E, diciamo così, sempre nell'ottica di un dialogo e di un confronto, l'apertura dell'intervento di Mosconi che richiama Laura Frugeri in realtà è centrale, nel senso che nel momento in cui andiamo a considerare nuove famiglie, diciamo che nel libro di Laura Frugeri, famiglie, già alla fine degli anni 90 venivano definite, diciamo così, quelle che potevano essere le nuove famiglie, cioè il passaggio dalla famiglia eterosessuale, nucleare, tradizionale ad una ridefinizione di nuove tipologie di famiglie. E l'aspetto, diciamo così, importante che mi colpisce subito è il discorso, diciamo così, che lei fa sulla non patologizzazione. E mi viene da portare immediatamente un esempio di 15 anni fa. Io porterò degli esempi clinici, perché credo sia anche un modo per poterci confrontare poi sulle pratiche da questo punto di vista. E ricordo, per esempio, una situazione in cui una coppia genitoriale chiede consulenza ad un servizio di minori, e sostanzialmente la problematica era legata al fatto, e parliamo di 15-16 anni fa, del fatto che uno dei genitori scopre di e si identifica in un genere diverso e quindi porta, diciamo così, la sua problematica di transizione. Ora, non voglio entrare in merito della situazione, questi genitori avevano un bambino, ovviamente, un bambino piccolo che si preparava ad entrare alla scuola elementare. Quindi, diciamo così, il tema che ci coinvolse noi operatori diventava in quel periodo effettivamente complesso, complicato. Perché? Perché a proposito dei nuovi pregiudizi, vi posso assicurare che nel rapporto, nelle relazioni interne tra colleghi e quindi nell'equipe, no, gran parte, diciamo così, delle riflessioni che io avevo portato per chiedere supervisione all'interno dell'equipe erano in qualche modo legate ed indirizzate, anzi, diciamo così, l'aspetto della pregiudizialità e del vissuto interno che ognuno di noi aveva di fronte ad un problema del genere ci portava effettivamente a riflettere su quale strada scegliere, e le strade erano tante, le posizioni veramente erano tante, in base poi alle scuole che ognuno degli operatori e dei colleghi portava, no? C'era l'aspetto della traumatizzazione infantile, come poniamo questo problema? Patologizziamo o non questo bambino da un altro punto di vista? Come ci muoviamo? Che tipo di operatività? Questa diventava una famiglia, una nuova famiglia, una famiglia che in qualche modo creava una grande perturbazione, per usare un termine sistemico, all'interno di un'equipe di lavoro. Quello che posso dire, senza dilungarmi e entrare nello specifico della situazione, è che paradossalmente, ancora una volta, chi ci ha aiutato a leggere meglio la situazione è stato proprio, diciamo così, un membro del sistema, che era il bambino, che è riuscito, attraverso una ristrutturazione cognitiva incredibile che in qualche modo deponeva per una sua capacità intellettiva da un certo punto di vista, a identificare i due genitori come adulti significativi al di là della problematica emergente della dimensione della sessualità, adulti significativi che in qualche modo non dovevano bisticciare tra loro, perché il piano della sofferenza e rischio della traumatizzazione stava proprio nella dimensione del conflitto genitoriale. Questo come esempio, diciamo così, di un vissuto
professionale all'interno di una riflessione che parte proprio da Frugeri e che ci vede spesso nel momento in cui lavoriamo, operiamo con le famiglie, nel momento in cui, diciamo così, sviluppiamo i nostri interventi, a dover fare i conti con i nostri pregiudizi, a dover fare i conti con, diciamo così, i vissuti e le nostre storie. E questo vale, a mio avviso, non solamente per gli psicologi, ma per tutti coloro che stanno dentro in una relazione di aiuto alla persona. Ricordo un seminario, visto che hai citato Boscolo, importante. Stiamo parlando sempre alla fine degli anni 90 e la discussione stava: il setting sistemico prevedeva e prevede l'invito e il lavoro su tutta la famiglia. Lo sappiamo, ci troviamo di fronte a un paziente designato, i membri della famiglia, no, vengono chiamati. Almeno la riflessione, stiamo sempre parlando della fine degli anni 90, dove le grandi trasformazioni e mutazioni cominciavano a concretizzarsi. E il problema, in quel caso, era di capire: ma chi invitiamo in seduta familiare di fronte ad una problematica di questo tipo? Invitiamo, la problematica teneva il figlio, i genitori naturali, ma se sono separati, se sono in conflitto, invitiamo anche il convivente o la persona divorziata, il nuovo convivente, i nuovi fratelli, eccetera. Perché? Perché nella descrizione di Frugeri sulle nuove famiglie, queste sono le nuove famiglie, quindi delle famiglie che in qualche modo sono monoparentali a conduzione materna o paterna, famiglie per l'appunto composte da genitori separati e rispettivi figli, eccetera, eccetera. E ricordo come effettivamente questa discussione a Milano trovò, come dire, sì, effettivamente molto interesse, perché si andava poi a capire e ad iniziare a trovare una ridefinizione anche di un setting. E riflettevo il manifesto del gruppo di Milano, in paradosso e contro paradosso, viene strutturato e definito alla fine degli anni 60, primi anni 70, dove non c'era ancora la legge sul diritto di famiglia, se non vado errato, che credo parta nel 75, o arrivi in un periodo in cui probabilmente il concetto di famiglia era ancora un concetto di famiglia tradizionale, famiglia patriarcale, dove c'era il capo famiglia ed era strutturato in un determinato modo. Per cui nel momento in cui c'è stata questa modifica, questa trasformazione, noi operatori che operavamo all'interno di questi contesti, di questi servizi, ci trovavamo lì, no, in difficoltà o nella necessità di iniziare a ristrutturare una dimensione del setting. Ora, in questi anni le trasformazioni demografiche, economico-sociali, hanno mutato il volto della nostra comunità, no? Con l'incrementarsi del fenomeno della denatalità, un distanziamento tra generazioni, invecchiamento della popolazione, aumento dei livelli di non autosufficienza, migrazione con un progressivo sviluppo delle aree suburbane. Ora, quando prima il presidente dell'Ordine Calvani parlava della necessità, in questo caso degli psicologi, io dico degli operatori che intervengono nella relazione di aiuto, ma in questo caso rimaniamo pure anche nella nostra dimensione professionale, nella mia dimensione professionale. Noi dobbiamo andare incontro a, dobbiamo in qualche modo trovare un equilibrio tra quello che è la modalità di un intervento all'interno di un setting che ovviamente prevede l'intervento ambulatoriale. Io lavoro in un servizio pubblico, viene richiesta la valutazione, viene richiesto l'approfondimento clinico, viene richiesto l'intervento psicoterapeutico. Però chi lavora nel pubblico in certi servizi, come ben sa, deve fare i conti anche che le persone non accedono sempre spontaneamente, anzi, in determinate situazioni c'è un indirizzo, ed è un indirizzo che in qualche modo deve prevedere un'operatività anche di ordine diverso, perché altrimenti i nostri interventi, se forzati e, diciamo così,
strutturati all'interno di determinati contesti rischiano di non avere l'efficacia e l'esito che noi ci proponiamo. Faccio degli esempi molto semplici, porto sempre la mia esperienza professionale. Diversi anni fa, mi chiesero e ci chiesero di operare all'interno, di sostenere e di supportare alcune famiglie nomadi che stavano e vivevano all'interno di un campo rom. Ora, fare un lavoro di gruppo con delle famiglie in difficoltà all'interno di un contesto di servizio istituzionale diventava oggettivamente complicato per l'aspetto culturale, per le caratteristiche che esprimevano, eccetera. Siamo dovuti andare ovviamente in casa, in casa d'altri, in un campo strutturato, a lavorare all'interno di quella realtà. Quando penso a quell'intervento e ad altri interventi che chi opera in particolare anche in determinati servizi, diciamo così, di prossimità molto generalisti, come può essere un centro di salute mentale, come può essere un'unità operativa bambini e adolescenti, chi lavora sul territorio, quando penso a quel tipo di lavoro, è stato un lavoro molto importante per me, perché mi ha permesso di vedere anche delle caratteristiche strutturali ed organizzative, direi quasi antropologiche, dei nuclei familiari, per cui prima i capifamiglia ad interagire, poi nella volta successiva le mogli e le compagne ed infine i bambini, dentro una gerarchizzazione abbastanza complessa e complicata, dove il piano della relazione diventava via via sempre più diciamo così sciolto, fluido, interessante. Beh, in quel caso il concetto bezzoniano, no? Sulla mappa e il territorio mi colpisce moltissimo, nel senso che lì eravamo territorio, non eravamo mappa, stavamo dentro nella dimensione di contesto, con tutte le connessioni, con tutte le ansie di operatori che entrano in un contesto che ha una forte strutturazione e una forte regolamentazione anche interna, no? Allora, che cosa posso dire rispetto a questo convegno? Il titolo è intrigante. Il titolo del convegno di oggi è più che mai intrigante. Perché? Perché a fonte di un cambiamento sociale, come dicevo prima, così rilevante, abbiamo veramente bisogno di trovare nuove terapie? Di ridefinire nuove terapie? O dobbiamo, a partire dalle nostre specifiche formazioni di terapeuti, mantenere uno stile operativo flessibile, adattato ai bisogni emergenti, alla luce delle modifiche e trasformazioni sociali in corso, dove sempre nuovi bisogni emergono, dove i determinanti di salute, diciamo così, sono diversi da come magari erano in passato, dove il piano della solitudine all'interno dei contesti suburbani o di emarginazione, ma anche, diciamo, nei quartieri di questa città dove io sono nato, dove ho lavorato, si sono ridefiniti, hanno trasformato la geografia di alcuni quartieri, di alcuni rioni. Io lavoro in un centro di salute mentale che è la Maddalena, che è un quartiere diciamo così periferico, che è il quartiere peraltro dove sono nato, e diciamo così ho toccato con mano, sia da un punto di vista, se vogliamo, personale, ma anche da un punto di vista professionale, la trasformazione che c'è stata dopo la guerra dei Balcani, l'immigrazione, diciamo così, di nuove famiglie che portavano peraltro un'organizzazione interna, no? Per esempio, che richiamava il sistema familiare dell'Italia degli anni 50, degli anni 60, dove le caratteristiche e gli approcci pedagogici del capo famiglia dovevano essere discussi e ridefiniti, perché, diciamo così, si richiamavano uno stile che pedagogicamente non si inquadrava, no? Ovviamente con i nostri nuovi approcci. Allora, abbiamo bisogno di nuove terapie? Io non credo che abbiamo bisogno di nuove terapie. Io opto per un altro tipo di istanza, nel senso che io penso che
dobbiamo forse semplificare e, facendo i conti con la realtà, identificare ed isolare, almeno per quanto mi riguarda come sistemico relazionale, tre punti cardini che, diciamo così, in questi ultimi anni sono diventati un po' il mio modo anche di intervenire e di lavorare. Il primo è l'ingaggio empatico relazionale. Lo definisco così perché mi colpì un seminario di Boscolo che ci mostrava, all'interno di questo seminario, dei video di famiglie. E tutto quel lavoro era un lavoro dedicato a scoprire le modalità di ingaggio relazionale, cioè come costruire un rapporto e una relazione al di là della tecnica dell'intervento. E ricordo un video molto interessante dove gli operatori lavoravano con una famiglia e correttamente, tecnicamente, in modo corretto, perché è sistemico, le domande circolari, l'approccio, diciamo così, di intervento puntuale. Però c'era qualcosa nel clima e nella relazione che non funzionava. E vidi Boscolo entrare in terapia e interagire con una modalità fuori schema, fuori didattica, ma finalizzata ad agganciare quel paziente designato, no? Cercando di empatizzare con lui attraverso una descrizione dei sintomi, ma da un punto di vista non tecnico, ma una descrizione del piano di sofferenza che quella persona stava vivendo in quel momento, rimodificando completamente il tema della terapia e in qualche modo riportando il tutto all'interno poi della tecnica sistemica, quindi riprendendo quel lavoro tecnico. Ma la base era una base di ordine diverso. C'è il discorso dell'ingaggio relazionale. Quando operiamo, io lavoro in centro di salute mentale, ma ho lavorato molti anni all'interno di un'unità operativa bambini e adolescenti, e quindi con famiglie, come dicevo prima, famiglie che dovevano anche approdare ai servizi, che non avevano anche consapevolezza del loro stato di necessità, delle loro difficoltà. Lì l'ingaggio relazionale è fondamentale, fondamentale. Quando lavoriamo con gli adolescenti non possiamo permetterci di lavorare, a mio avviso, immediatamente dietro al tavolo o dietro una situazione. Alcuni ci stanno, però quando vengono perché sono consapevoli di una problematica, o il bambino di per sé, oppure sostanzialmente vengono in una situazione, in un contesto dove devono prendere le misure di un adulto che non conoscono, in un ambito di tipo sanitario, dove devono parlare delle loro problematiche e dei loro problemi. Io credo che dobbiamo capovolgere alcune modalità di intervento utilizzando in prima battuta l'ingaggio relazionale, e in alcune situazioni diventa centrale e importante attestarci sulla relazione informale, trovare dei canali di comunicazione diversi. Un lavoro che forse può avvenire anche a domicilio, un lavoro che in qualche modo ci porta, come diceva prima il dottor Calvani, fuori dalle dimensioni, dalle strutture dei servizi, dando un connotato al servizio del territorio di tipo diverso, non il servizio sul territorio, ma il servizio del territorio, attraverso un'interazione molto forte con il territorio. Parlando di una ragazza adolescente che ha avuto dei problemi di autolesionismo, viste nei due contesti, il contesto ambulatoriale, dove scattava un processo difensivo tra lei e la famiglia, vista a casa, in una relazione di ordine diverso, dove andiamo a scoprire che ci sono dei video dove c'è lei bambina, dove andiamo a rivedere, facciamo il gioco delle foto e dei video del percorso, dei periodi più importanti dei suoi passaggi evolutivi. È diventato un modo per interagire dentro un piano di confidenzialità, dove il piano della relazione e lo stato di sofferenza viene portato senza meno vergogna. Quindi il lavoro con le famiglie è un lavoro che
che deve in qualche modo tener conto anche di queste situazioni, e con alcune famiglie è indispensabile entrare in una relazione empatica dove l'ingaggio diventa l'elemento fondamentale, l'elemento centrale da cui poi richiamare le nostre prassi e le nostre dimensioni operative. Ho 5 minuti, mi dicono, cercherò di stringere velocemente. Se io entro in una relazione di ingaggio, è un ingaggio di tipo relazionale, immediatamente si innesca una relazione e si innesca la narrazione, la narrativa. È importante la narrativa. Duccio Demetrio direbbe: assistiamo allo spettacolo della nostra vita come spettatori, talora indulgenti, talora severi e carichi di sensi di colpa, oppure sazi di quel poco che abbiamo cercato di vivere fino in fondo. Mi colpisce molto e mi risuona molto. La narrativa è un approccio importante, è la possibilità che la persona di ricostruire la propria storia, di ridefinire la propria storia, di entrare in una relazione dove l'altro deve essere curioso della sua storia. Bosco lo diceva: se io non avessi la curiosità nel mio mestiere, se non avessi questa curiosità, non riuscirei a fare questo mestiere, perché quella storia è una storia che ti coinvolge. Altro esempio: un giovane con un tentamen piuttosto severo, in fase delirante, raccolto in medicina d'urgenza, per usare proprio questo termine, ricoverato, incomincia a parlare continuamente. Lui è decontestuale, destoricizzato, ma sente questa necessità. Questa necessità trova partner in ascolto. Parlava e ricostruiva. Nella ricostruzione della sua storia ridefiniva continuamente la sua dimensione interna, parlava delle sue emozioni e metteva ordine, un ordine che in qualche modo lo porta, diciamo così, a vivere un esordio psicotico che però parte con dei prodromi e con delle manifestazioni ultra risk passate sotto soglia di lungo tempo, e quindi la necessità di costruire, di partire sulla narrazione. Concludo nel senso che ho pochissimo tempo. Ingaggio relazionale, narrazione e dialogo, approccio dialogico. Attualmente il Centro di Salute Mentale, il Dipartimento di Salute Mentale, cerca di adottare un metodo che si chiama per l'appunto dialogo aperto. È un metodo importante, a mio avviso, perché trova spunti fondamentali all'interno del paradigma sistemico relazionale. È, diciamo così, un approccio che viene mutuato dal Nord Europa e vede per l'appunto gli operatori intervenire immediatamente di fronte ad una situazione di rischio o di esordio psicotico, intervenire immediatamente con la famiglia e, diciamo così, attestarsi sull'aiuto immediato, in modo tale da evitare la DUP, che per i non esperti, perché ci sono anche altri ovviamente relatori, è, diciamo, il tempo che passa, no, tra l'esordio e l'intervento da fare. Un intervento immediato fatto dialogando all'interno del nucleo familiare, attraverso un dialogo che ricalca molto la metodologia del Reflect Team, in quanto per l'appunto vengono narrate le storie, gli operatori coinvolti nella storia a un certo punto fermano la famiglia e discutono tra loro sul punto di vista, sull'ipotesi e sulla costruzione di quella storia, stando dentro in una dinamica dialogica e narrativa. La cosa che mi sorprende in certi momenti, dove il piano della conflittualità diventa forte, nel momento in cui viene detto: signori, un momento, adesso parliamo noi, ascoltate, noi arriviamo col nostro bagaglio e apriamo i pregiudizi dell'altro, arriva l'esperto, arriva questo. No, noi entriamo in un dialogo, raccogliamo quello che ci è stato detto, immediatamente il conflitto si seda. Sono curiosi, cosa diavolo dice? Cosa pensano? Che cosa dicono? E si crea un rapporto che è un rapporto importante di relazione, eccetera. Noi in questo momento faccio un po' di reclame, di sponsor al mio Dipartimento di Salute Mentale, stiamo cercando di utilizzare questo tipo di intervento, in particolare con i giovani, nel lavoro sull'esordio psicotico, dove l'aiuto immediato, la flessibilità e la mobilità, la responsabilità, la continuità psicologica, la tolleranza all'incertezza e soprattutto il dialogo, che diventa polifonico,
nel senso che è un dialogo che continua, ma nel dialogo, nella narrazione, ci chiariamo, entrano i punti di vista di tutti, troviamo il modo per trovare una sintesi, ma soprattutto stiamo in prossimità, vediamo quel contesto, poi lavoriamo anche nel contesto ambulatoriale, lavoriamo anche, però è importante questa dimensione, questa operatività, questa proattività, questo uscire in modo determinante fuori dai contesti chiusi. Ora concludo definitivamente, un'ultima riflessione. Il dialogo terapeutico non è sempre il linguaggio strutturato e descrittivo della logica. Non sempre funziona la descrizione interpretativa. A volte, quando diventiamo didattici interpretativi, vediamo l'altro che non ci ascolta quasi più. Dico a volte, non sempre, ma in alcuni momenti perdiamo la relazione, diventiamo troppo didattici. Si perde il senso, per l'appunto, del contratto di relazione. Il dialogo è fatto anche di pause e silenzi. Qui Pascal potrebbe dire la sua, citato da Vaclavic. Un ascolto che comunica comprensione, con partecipazione, che ha in fondo la curiosità del terapeuta, come dicevo prima, come molla motivazionale per condividere la storia, quel linguaggio, affascinarsi al linguaggio, agli slang, è fondamentale. Perché? Perché dietro ci sono storie attraverso modalità e tipologie di comportamento, anche linguistico. Ma il linguaggio che noi dobbiamo utilizzare, a mio avviso, deve avere come finalità il cambiamento, e cioè cambiare l'immagine del mondo che produce dolore nella persona che abbiamo in carico e con la quale siamo in relazione. E che ho concluso e vi ringrazio, ho concluso questo mio intervento. Non si poteva iniziare meglio, grazie a Oscar. Direi non solo per la sua professionalità, ma anche per la umanità con cui l'ha portata, e perché ci sottolinea un aspetto che è fondamentale, che tornerà oggi in tante situazioni, questa inevitabilità per cercare una relazione con le persone a cui ci dedichiamo o con cui lavoriamo. Questa inevitabilità di essere curiosi, no? Di essere curiosi e in un atteggiamento di non giudizio. Ok, quindi grazie Oscar per l'importante relazione. Bene.